Ragazzi, finalmente è stata scelta l'attrice che interpreterà Sophie Beckett in Bridgerton stagione 4. Chi è Sophie? È il love interest di Benedict, quindi finalmente i sceneggiatori si sono decisi a dare una storia d'amore a Benedict, personaggio amatissimo che in questa terza stagione ha un po' vissuto delle avventure. Qualcuno le ha trovate promiscue, sinceramente. Questa sua deriva bisex non mi ha stupito considerando i contenuti della prima stagione, però mi ha fatto pensare per un momento che magari al posto di Sophie avrebbero potuto scegliere un uomo, un Sofio, ma forse questo gender bend l'hanno già fatto abbastanza con Michael Sterling, che è diventato Michaela, con i risultati che tutti abbiamo visto. I fan non erano felici e se andate a guardare i miei precedenti video, io ve l'avevo detto, ve l'avevo telefonato. Sapevo che per Benedict avrebbero fatto una scelta più convenzionale, semplicemente perché stanno cercando di riacchiappare l'interesse del pubblico. Ci riusciranno? Vediamo se Yerin Ha, che è un'attrice australiana di origine asiatica e i suoi genitori sono coreani, riuscirà in questa impresa. La Ha ha già partecipato alla serie TV Halo prodotta da Paramount Plus e si prepara a interpretare un personaggio. Adesso non so se sia importante o meno, nella saga Dune, una saga prequel in questo caso prodotta da HBO, in generale, in genere, garanzia di qualità, vedremo. Personalmente sono una fan della saga Dune, quindi lo guarderò. Mentre invece Bridgerton, riusciranno a sistemare la cosa? Non si sa, per ora è sfumata sicuramente la possibilità che Cressida sia la nuova Sophie. E quale potrebbe essere la trama? Ma innanzitutto bisogna andare a guardare il libro di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo, che poi il Benedict del libro non è esattamente gentiluomo e c'è dell'ironia in questo titolo. Lo avete già letto? Oppure se dovete ancora leggerlo, io vi consiglio di ascoltarlo come audiolibro nella app BookBeat con cui collaboro. Infatti li ringrazio sempre di aver creduto in me e a cui vi invito a iscrivervi perché oltre a questo libro che magari avete già letto, ce ne sono una marea scritti da Julia Quinn negli ultimi tempi, la Mondadori, Cappendo, il business non ha fatto che sfornare libri della Quinn in italiano, ripubblicandoli in realtà e spero ritraducendoli dalla versione da edicola che era uscita tanto tempo fa e quindi ci sono adesso anche le versioni audiolibro e magari, visto che l'estate non è ancora finita, è il momento giusto per recuperarle. Se usate il mio codice ELFEDRE60 avrete 60 giorni di ascolto gratuito. E in particolare se non sapete di che cosa parla questo libro, è il vostro momento per informarvi. In teoria avreste del tempo, perché a quanto pare, almeno secondo le precedenti news, abbiamo 2 anni di tempo prima di visionare la quarta stagione. Secondo me proveranno a darsi una mossa. Non si sa, anche se ad ora di nuovo questo è ciò che sappiamo, se la sceneggiatrice sarà Jess Brownell, che ha fatto un po' un disastro con questa terza stagione. Se continuerà ad esserci lei, secondo me Benedict e Sophie non avranno tutto il minutaggio che meritano. Adesso vi faccio lievissimi spoiler di che cosa tratta la storia di Sophie Beckett nel terzo libro della saga dei Bridgerton. Sophie è praticamente una novella Cenerentola. La trama del libro sembra ripresa vagamente dal film con Drew Barrymore Ever After. In originale, in italiano, La leggenda di un amore. In effetti lì c'è una delle sorellastre che ha una deriva buona. E nel libro abbiamo anche una sorellastra che alla fine si rivela essere dalla parte della nostra Cenerentola. Viene affrontata una tematica che a me era piaciuta molto perché Sophie è un personaggio che si fa valere, è una figlia illegittima, quindi a differenza della favola originale non era una figlia nata da un matrimonio legittimo e quindi che aveva il diritto di stare nella casa di suo padre, di essere trattata come una delle figlie della contessa che poi suo padre aveva sposato, almeno contessa, nel film della Barrymore Ever After, mentre invece anche nel libro, scusate, devo riorganizzare le idee, anche nel libro della Queen si tratta della figlia illegittima di un conte che ha appunto due sorellastre e che un giorno decide di andare a questo ballo mascherato dei Bridgerton dove incontra il nostro Benedict. È amore a prima vista, io l'ho trovato
stata una storia molto carina da questo punto di vista, perché si incontrano, si piacciono, la chimica tra loro è più di tipo onirico, ok? Si incontrano come anime gemelle e si riconoscono al primo sguardo, e poi la storia è molto realistica nel momento in cui Sophie torna a casa, viene scoperta, siccome era stata trattata come serva, viene cacciata, e per 2 anni lei e Benedict non si vedono, e Benedict per tutto questo tempo l'aveva cercata, era arrivato anche nella casa giusta, era ad un passo così dal incontrarla di nuovo, però, e questa mi era piaciuta tantissimo del libro, non significa che le cose sarebbero andate bene, perché lei, in quanto figlia illegittima, non poteva mettersi con un nobile, lui sarebbe stato ostracizzato. Ed è questo l'argomento centrale della storia di Sophie e Benedict, il classismo sostanzialmente. E il fatto che lui, il Benedict del libro, non sembra accennare a voler sposare Sophie per parecchio tempo, perché lei non è della sua classe sociale, non si tratta solo di snobismo da parte sua. Ad un certo punto le chiarisce che per lei comunque sarebbe molto difficile affrontare l'alta società come sua moglie. Allora come se ne esce da questa cosa? Mi è piaciuto appunto che la Queen non abbia completamente travisato le regole dell'epoca nel trovare un lieto fine per questi due, e invece noi sappiamo molto bene che Bridgerton tende a fare proprio questo, quindi secondo me spazieranno molto di più. Cressida quindi non sarà la nostra nuova Sophie, ma io ho l'impressione, o almeno lo spero davvero tantissimo, perché a me Cressida era piaciuta tanto, che venga inserita nella storia di Sophie, che magari Sophie sia una persona che si trova nella casa di quella zia Joanna che ha portato via Cressida, e che quindi Cressida possa essere un'alleata di Sophie. O se non questo, per favore, io voglio justice for Cressida, che la riportino nella serie TV e che le diano un finale felice come merita, sinceramente. Per tutta la terza stagione ho tifato per Cressida e non per Eloise e non per Penelope, certamente no. Ho tifato un pochettino per Francesca, e poi è successo quello che è successo. Andate a guardarvi la mia analisi dell'ultimo episodio, sono rimasta a bocca aperta in negativo. Ho delle speranze per questa quarta stagione, sinceramente. Io ormai ho capito che con Bridgerton è meglio averne zero di speranze, così almeno dal basso si può solo risalire, forse, eh? Poi in realtà si può anche scavare, Bridgerton è riuscita anche in questo. Molti spettatori delusissimi, e non solo tra i lettori del libro, hanno dichiarato di non voler più guardare la quarta stagione. Voi, di fronte a un focus maggiore su una relazione, diciamo così, più tradizionale e magari con una maggiore aderenza al libro, potreste cambiare idea? Oramai Bridgerton è finito nella vostra lista nera? Siete entusiasti? La terza stagione alla fine vi era piaciuta, e quindi alla quarta certo che darete una possibilità? Fra 2 anni avrete ancora la voglia di vedere questa serie, oppure ovviamente nel mentre sarete passati a guardare altro, i vostri interessi saranno spaziati? Fatemelo sapere nei commenti, ditemi che cosa pensate della scelta di questa attrice, il cui viso sinceramente trovo abbastanza interessante. Forse avrei preferito una Sophie Beckett latina, ma a quanto pare l'etnia asiatica veniva prima. Una piccola frecciata: sapevo che non sarebbe stata afroamericana o afrodiscendente, perché se il personaggio partirà da una posizione umile come cameriera, la Brownell e sicuramente anche Shonda Rhimes, che è la produttrice, insomma, non avrebbero gradito. Sono piuttosto sensibili sulla questione. Invece le sudamericane non si fanno problemi su queste cose da una vita, quindi perché non una sudamericana? Ma hanno pensato, per una volta rappresentiamo un'asiatica, non come una nerd, una geek. Cameriera va bene, sempre che Sophie sia una cameriera. Magari decideranno completamente di ribaltare il tutto. Tutto è possibile, aspettiamoci qualunque cosa da questi sceneggiatori. Come vi dicevo, aspetto di sentire voi, grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima.